Buonasera ragazzi e ragazze carissimi, bentornati a questa nuova diretta con Don Leonardo Risponde. Possiamo cominciare a fare le domande, vedo ancora non sono state fatte, vedo un po' meno utenti connessi, forse bisognava, purtroppo questa settimana ho dimenticato di fare gli annunci anche su Instagram e di ricordare la diretta, spero che questo non crei problemi. Comunque, gentile Don Leonardo, chiede Cristina Bianco 3. Il Signore usa anche la quotidianità per farci capire la sua volontà su di noi. Ma come si fa a capire se è semplicemente una volontà umana? Altri, grazie. Allora, il discorso questo qui è complesso e va circostanziato, perché la volontà divina, secondo il nostro modo di intenderci, ma anche secondo la realtà, perché Gesù anche ne parla chiaramente negli scritti dedicati alla Divina Volontà, sono quelli di Luisa, si distingue in due tipologie. La volontà che noi chiamiamo intenzionale di Dio, cioè quando Dio vuole una cosa, e la volontà permissiva di Dio, cioè quando Dio quella cosa di per sé non la vuole, come per esempio che una persona ti mandi a quel paese, Dio non vuole che la persona ti mandi a quel paese, questo è chiaro, ma lo permette. Quindi non vuole che ti mandi a quel paese, ma vuole che tu riceva l'umiliazione dell'essere mandato a quel paese, pur castigando il peccato di quello che l'ha commesso. Questo si vede benissimo nella passione di nostro Signore Gesù Cristo. D'accordo? Quindi si può pensare che il Padre volesse, che Dio volesse, insomma, che Gesù soffrisse in maniera barbara e ingiusta, con una volontà, insomma, no, ma si deve dire che quella è volontà di Dio perché da quella è venuta la salvezza e la redenzione dell'umanità. E quindi i confini sono sempre molto labili, non sempre chiaramente individuabili e come dire, ben definibili. Ecco, quindi occorre sempre camminare in discernimento, le cose che il nostro Signore ci mette davanti, belle o brutte che siano, ecco, sono in qualche modo da lui permesse, e quindi bisogna imparare ad interfacciarsi e vedere come relazionarsi con loro in modo da poter fare sempre, per quanto ne comprendiamo e per quanto ci è possibile, quello che Dio vuole, se questo vogliamo fare, e non quello che desidera la nostra volontà umana. E il gatto io dice: buonasera caro padre, volevo capire come mai solo un evangelista parla del buon ladrone, mentre gli altri si legge che gli entrambi insultavano Gesù. Allora, facciamo un po' di consigli per gli acquisti, un po' di spot pubblicitari. E il gatto io sicuramente non ha sentito nessuna delle mie catechesi bibliche sui Vangeli. Quindi consigli per gli acquisti di andarle a sentire. I Vangeli sono quattro, ma se dicessero tutti e quattro le stesse cose, che cosa ce ne starebbero a fare quattro Vangeli? Non occorrerebbero, no? Quindi ciascun evangelista ha colto ha delle parti, diciamo così, che sono in comune, specialmente i sinottici, hanno delle parti che sono, ma delle parti che sono proprie, perché se i tre evangeli sinottici fossero proprio completamente identici, scusate, ne basterebbe uno, no? Che cosa ce ne stanno a fare quattro? Per esempio, San Luca spiega bene, in questo episodio del Buon Ladrone, che prima di raccogliere, di scrivere il Vangelo, fa tutta una serie di ricerche, di indagini accurate. Per esempio, soltanto San Luca parla dell'Annunciazione e della Visitazione, dei misteri gaudiosi del Rosario. E come mai? Io personalmente, questa non è una cosa da grande esegeta, ma ritengo che sia l'ipotesi più verosimile, è andato dalla Madonna e se l'è fatto raccontare, poi ha scritto quello che succedeva, capite? Così come, vedendo che negli altri Vangeli, a proposito di Cristo crocifisso, erano state dette alcune cose di quando stava in croce, e era stato messo in particolare del buon ladrone, conformemente alla teologia di San Luca, che è quella di San Paolo, che è molto accentuata sulla misericordia, ha voluto sottolineare quel particolare. Così come San Giovanni ha sottolineato: donna, ecco tuo figlio, e figlio, ecco tua madre. Ecco, quindi questo è perfettamente normale, altrimenti la Divina Provvidenza non avrebbe disposto che i Vangeli fossero quattro, ma ne bastava uno solo. Ma sono quattro perché tutti quanti descrivono lo stesso Gesù, la sostanza di ciò che dell'immagine che presentano Gesù è identica, ma
ma i particolari sono differenti, no? È come se tu vedi una persona di fronte, profilo destro, profilo di sinistro e di dietro, sempre la stessa persona, però se la vedi di dietro vedi alcune cose, perché vedi la nuca, vedi le spalle, vedi la schiena. Vedi il posto dove la schiena cambia nome, eccetera, eccetera, no? Se la vedi da dinanzi, vedi il volto, vedi il petto, vedi lo stomaco, vedi altre cose, insomma, no? Ecco. Bene, sogno leggendo. Salve, Leonardo, alcune apparizioni della Madonna parlano di questi 100 anni in cui il Signore ha concesso a Satana, in questi ultimi anni la Madonna afferma che i tempi sono maturi. Cosa accadrà? Ecco. Bisogna fare una telefonata al nostro Signore, che c'ha il numero di cellulare, ecco, perché sul futuro non bisogna fare domande, fare o farsi domande. Cosa accadrà? Niente di preoccupante per chi vive in comunione con Gesù e con Maria, cerca di fare la divina volontà, la vicina ai sacramenti. E, per esempio, ecco, io sto alla vigilia di un bel pellegrinaggio a Medjugorje. La settimana prossima non ci vedremo, se Leonardo risponde, perché starò su. In terra, diciamo, di Bosnia e Erzegovina, per esempio, a Međugorje, la Madonna, io questo lo dirò perché è una delle cose principali che dico sempre quando accompagno i pellegrinaggi di Međugorje. Quest'anno l'accompagniamo per la prima volta con la benedizione del Papa, cosa della quale mi rallegro assai. Cioè, che la cosa più importante anche lì non è che appare la Madonna, che ogni tanto c'è lì, che il sole fa delle cose strane, e ogni tanto le fa, a quanto te, oppure che c'è l'apparizione straordinaria della Croce Blu, tutti quanti in codazzo a sentire quello che dice Ivan. Io non voglio adesso fare il dissacratorio o, come dire, Dio me scampi e liberi, che la Madonna voglio tanto bene, queste cose molto serie, ma capito? Cioè, noi per esempio saremo lì il 2. Molto presumibilmente andremo ad assistere all'apparizione. Ho già assistito alle apparizioni ai veggenti. Chi assiste all'apparizione ai veggenti non vede niente, non è che vede qualcosa di. Cioè, vede questa persona che sta in ginocchio, prega, a un certo punto guarda fisso verso una certa direzione, fa qualche segno con la testa, magari gli scappa qualche lacrima, e poi è finito tutto quanto, capito? Ma non è quello che ti cambia la vita, né vedendo quello. Tu hai la certezza che c'è la Madonna, perdonatemi, no? Qualcuno potrebbe pensare questo sta fuori di testa, d'accordo? Questo c'ha le allucinazioni. Ecco, ma la cosa più importante, come di tutte le apparizioni mariane, io ho scritto un libretto, qual è? È il cuore del messaggio. La Madonna Međugorje, operando dentro un contesto parrocchiale, perché è legata Međugorje ad una parrocchia, che è la parrocchia di San Giacomo, dove adesso, come sapete, c'è un legato ad personam incaricato dal Sommo Pontefice per vedere, gestire e organizzare bene la situazione, anche in vista di una più ulteriore indagine anche da parte della Santa Sede, perché queste apparizioni sono ancora in corso di esame. In ogni caso, il messaggio fondamentale sono i cinque sassi della Madonna di Međugorje, che sono cose impegnative che la Madonna chiede a tutti i fedeli. Ovvio che chiede, non impone, d'accordo? L'imposizione dall'altra parte è cosa molto molto piacevole, perché il Signore ha figli, non ha servi. Se tu lo capisci e lo vuoi fare, tanto meglio per te. Se tu non lo capisci o non lo vuoi fare, la Madonna non lo dice perché non è carità, ma te lo dico io, come dire, no, peggio per te. E i sassi sono impegnativi perché andare a messa tutti i giorni, confessarsi una volta al mese minimo, una volta ogni 8 giorni meglio, dire rosario intero tutti i giorni, fare il digiuno a pane e acqua il mercoledì e il venerdì e dedicare un quarto d'ora al giorno minimo alla meditazione, preferibilmente della Sacra Scrittura, insomma, è tanta roba. Questo la Madonna lo chiede a tutti, perché che lo faccia, io faccio più di questo, evidentemente, no, essendo un sacerdote. Insomma, una persona che potrebbe avere 3-4 figli, un lavoro professionale, cioè per andare a messa tutti i giorni, trovasse il tempo per disse un'ora di rosario, perché di rosario intero c'è almeno un'ora. Quindi digiuno, mercoledì e venerdì è un bel impegno, ma la Madonna questo lo chiede a tutti. Ora, dal cielo non fanno cose senza senso, per cui, io questo è quello che ho sempre detto ai pellegrini,
Premesso che, non essendo un'apparizione riconosciuta, tu sei libero di crederci o di non crederci, d'accordo? E per la verità, poi, anche dinanzi a un'apparizione riconosciuta, non si è obbligati a fare proprio il contenuto di un'apparizione riconosciuta, secondo quello che insegna la Chiesa, anche se non si può dire lì la Madonna non c'è, a essere proprio chiusa parentesi. Però se tu ci vai vuol dire che ci credi, e se ci credi, cosa dice Gesù nel Vangelo? Perché mi chiamate Signore, Signore, e poi non fate quello che vi dico? La cosa più importante che la Madonna sta facendo lì è offrirci le armi per vivere in questi tempi balordi dove stiamo vivendo, che sono tempi che necessitano di una fortissima unione con i sacramenti che si possono ripetere, che vanno ricevuti spesso e bene, cioè confessione e eucaristia, una preghiera intensissima, meditazione, che è quella con cui io prendo qualcosa da Dio e cresco, e preghiera del rosario con cui mi blindo e ottengo tutte le grazie. E poi il digiuno, contro cui si combattono i diavoli, perché i diavoli sono scatenati adesso. Chi non digiuna non è armato contro i diavoli. Gesù ha detto nel Vangelo, alcuni diavoli si vincono solo con la preghiera e il digiuno. Punto. Per cui se non fai il digiuno non ce l'hai quest'arma di protezione contro i diavoli. Punto e basta, ti piaccia o non ti piaccia. Chi fa queste cose non c'è bisogno che pensa a quello che accadrà, perché accadrà sicuramente bene. Io penso sempre, non può essere che questa situazione che vediamo in giro vada avanti a tempo indeterminato, in eterno, perché non è una bella situazione sotto nessun punto di vista. Sappiamo, cioè, nel mondo non ne parliamo, di che vogliamo parlare? Cioè, se una persona si azzarda in Italia a dire, e se qualcuno sentisse queste cose qui subito sicuramente insorgerebbe, guarda questo prete medievale, dice, ma la legge del 194 che permette di uccidere un essere umano innocente è un aborto, la legge, d'accordo, e va abrogata. Finimondo, d'accordo, ma questa è una cosa, cioè, talmente ovvia, cioè, d'accordo, cioè, il problema è che l'ovvio è che questa cosa non si tocca, cioè, per questo è un dire, questa è una conquista, cioè, se c'è una cosa intangibile è una roba del genere. Una società che nella sua maggioranza pensa questo, capite che sta a un tasso, come dire, di fuori di testa. Che cosa gli vuoi fare? Io non lo so come se ne esce fuori da questa situazione. È un esempio più stupido che posso fare, no? Lo sa solo nostro Signore. Ma chi ci tira fuori da qua? Nostro Signore, come farà? Non lo so. Ecco, quindi non ci preoccupiamo di cosa accadrà, preoccupiamoci di come vivere bene il presente e di come metterci in condizione di non dover temere nulla. Ecco la risposta alla domanda. Allora, Maria Grazia dice, mi scusi, volevo chiederle il Santo Rosario nella luce della divina volontà da lei recitato, non esiste? Non riesco a trovarlo, mi piacciono tanto gli altri tre. Maria Grazia, gli altri tre li trova, l'altro il mese di maggio era finito, io non adesso, oltre al mese di maggio sarà il mese d'ottobre, quindi poi li riprenderemo, perché ci sono alcune cose che vanno fatte un pochino a periodi, perché qua io, vabbè che sto spesso in diretta, perché una volta c'è Don Leonardo Risponde, una volta c'è la Catechesi sulla Divina Volontà, poi una volta c'è la Catechesi sulla Madonna, poi scrivo sul settimanale dei Padre Pio, cioè diverse cose insomma da fare, si cerca di fare tutto, però alcune cose hanno anche distribuite nel corso del tempo, insomma dell'anno, no? Lo so che mancano i misteri della luce, non me ne sono fatto un cruccio, perché dopo maggio ci sarà ottobre che è dedicato al Rosario, quindi a ottobre cercherò di ricollocare un qualcosa del genere, dove completo quello che manca e faccio ulteriori cose di quello che c'è già, insomma, no? Ecco, quindi pazienza, ecco perché la vita è lunga. Irene Pellegrini, buonasera Don Leonardo, mi potrebbe dire qualcosa circa la morte di San Giuseppe? Confesso di non sapere nulla al riguardo, la ringrazio. Secondo consiglio per gli acquisti, anche Irene Pellegrini non ha mai sentito una mia catechesi su San Giuseppe. Io ho fatto tantissime catechesi su San Giuseppe, dove si parla ampiamente non solo della morte di San Giuseppe, ma anche della pia credenza, come dire, ritenuta valida tra gli altri
da San Giovanni XXIII, ultimo in ordine cronologico, e personalmente la ritengo vera anch'io. Non è un dogma di fede, quindi è materia assolutamente libera. Sull'assunzione di San Giuseppe. Allora, San Giuseppe, circa la morte, sappiamo che San Giuseppe è il patrono della buona morte, perché la tradizione ci tramanda che è morto prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù, a Nazareth, e quindi è morto, beato lui, tra le braccia di Gesù e della Madonna. Era certamente relativamente giovane, perché se ne raffiguri in certa arte sacra che per un certo pudore e amore verso la Madonna, ce l'ho anch'io nel coro della mia splendida chiesa, c'è lo sposalizio tra la Madonna e San Giuseppe. Allora si vede la Madonna che è una ragazzina e San Giuseppe che potrebbe essere il nonno, cioè avrà almeno 60-65 anni, insomma. Allora, perché? Ah, perché San Giuseppe è castissimo e la Madonna è intangibile, quindi non ci va vicino a un giovanotto. Allora, non dobbiamo disprezzare queste cose, non dobbiamo ridicolizzarle, perché chi ha, come dire, rappresentato queste cose lo ha fatto mosso dall'amore verso la Madonna e verso San Giuseppe, quindi non facciamo mai cose di questo genere. Però sappiamo bene che questa ricostruzione non è verosimile. San Giuseppe aveva presumibilmente, quando ha sposato la Madonna, intorno ai 30 anni, d'accordo? Certo, c'aveva 15 anni più di Maria. Che significa? Significa che se Gesù ha cominciato la vita pubblica a 30 anni, 30 più 30 fa 60, quindi quando San Giuseppe è morto stava intorno alla sessantina. Per cui sarà morto di vecchiaia? Come sia morto, non sia un po' difficile uno a 60 anni muoia di vecchiaia, anche se a quei tempi l'età media era molto più bassa rispetto a oggi, no? Sicuramente è morto tra le braccia di Gesù e Maria. Solo che c'è un particolare, ecco l'assunzione di San Giuseppe. Nel Vangelo di Matteo, se fate attenzione, quando muore Gesù, si dice una cosa, che i sepolcri si aprirono e che molti morti risuscitarono e alcuni di essi furono visti per la città santa. Attenzione però, i morti risuscitati, di cui dopo la morte, non sono come Lazzaro, la figlia del sinagogo Gairo e il figlio della vedova di Naim. Quelle non erano risurrezioni, quelle erano risurrezioni che dovrebbero meglio chiamarsi rianimazioni, d'accordo? Cioè, oggi non possiamo dire rianimazione perché viene rianimata una persona che non è morta col massaggio cardiaco, quindi quelli erano morti veramente, però l'anima è stata richiamata in quel corpo, però poi quel corpo è morto, quindi non è una risurrezione come quella con cui Gesù è uscito dal sepolcro, cioè una vittoria sulla morte, è una ripresa della vita terrena. Ma è lecito pensare che quei morti, morti in concomitanza con la morte di Gesù, hanno partecipato come primizia a quella risurrezione della carne a cui tutti parteciperanno alla fine della storia. È chiaro che questi sul pianeta Terra non ci sono rimasti, da qualche parte sono andati a finire. E quindi qui poi uno si può... C'erano Mosè, c'era Elia, c'era San Giuseppe, c'erano i nonni della Madonna, Sant'Anna e Gioacchino, e chi lo sa? Ecco, allora c'è tutto quanto un filone spirituale che dice che sicuramente c'era San Giuseppe, che San Giuseppe poi è stato assunto in cielo, quindi che San Giuseppe in cielo starebbe in corpo ed anima. Le apparizioni di Tapiranga, anche esse sotto ancora discernimento della Chiesa, dove ci sono tantissime cose dedicate a San Giuseppe, affermano la stessa identica cosa, confermano questa pia tradizione, ripeto, che ha avuto dei grossi fautori nel corso della storia della spiritualità. L'ultimo tra i più rilevanti è San Giovanni XXIII. Non so se ci creda anche Papa Francesco, anche se so che Papa Francesco è devotissimo personalmente di San Giuseppe. Sapete che Papa Francesco ha fatto aggiungere obbligatoriamente il nome di San Giuseppe a tutte le preghiere eucaristiche. Prima si diceva soltanto nella preghiera eucaristica numero 1, la più bella, che è il canone romano. Adesso, se ci fate caso, quando andate a messa, se i preti sono fedeli come devono essere alle rubriche, sentirete nominare sempre il nome di San Giuseppe. Questa è una cosa che ha introdotto Papa Francesco nella Chiesa, per la sua personale devozione a San Giuseppe. Non so se lui creda anche a questa cosa. San Giovanni XXIII sì, perché l'ha detto esplicitamente, risulta dalle fonti. Quindi è chiaro che questa è materia del tutto libera, quindi la Chiesa non si è assolutamente pronunciata e quindi si può crederci o non crederci senza... Tu dici, che differenza c'è con la Madonna? La differenza è grossa,
perché la Madonna non ha subito la corruzione. Il corpo della Madonna non poteva, la Madonna quando parlò della sua assunzione alle tre fontane, il mio corpo non poteva marcire, non marcì, il corpo di San Giuseppe sicuramente è marcito, d'accordo? Poi è risuscitato, così come il corpo di tutti quanti gli altri, ecco, santi. Ci sono due grossi misteri nella Bibbia che sono Enoch ed Elia, però su questo, più di quello che ci sta scritto nella Bibbia, che Dio li rapì e li portò non si sa dove senza passare per la morte, non si può dire. E nessuno l'ha mai detto. Spero di essere stato esaustivo, sono andato anche un pochino oltre. Salvatore del Monte Donardo, come si trova su Instagram? Che risposta percepisce specialmente dai giovani che la seguono? Su Instagram mi trovo abbastanza bene, cioè la mia presenza su Instagram è stata una cosa un pochino particolare, posso anche raccontarla se può interessare, vediamo quante altre domande ci sono. Va bene, ce la dovremmo fare. Allora, io Instagram sapevo che era un pochino complicato, sapevo che su Instagram stavano soltanto video e foto. Siccome a me non mi piace tanto mandare in giro video e foto, insomma, perché non c'ha molto senso, insomma, cioè, sono cose anche un po' che c'è il pericolo, uno faccia un pochino di esibizione o di cose di questo genere, dico, ma che mi importa a me delle foto e dei video, insomma, io ho una presenza, tutti quanti la conoscono sul web. Ma è una vera presenza apostolica, cioè sul web sto sempre a chiacchierare, ci stanno video e MP3 che riguardano la mia attività da sacerdote, le conferenze, le catechesi, gli incontri sul Vangelo, le omelie, che ne so, le catechesi sulla Divina Volontà, sui 10 comandi, state tutto e di più, insomma, lì dentro, no? Ecco, queste potrebbero essere utili perché qualcuno potrebbe averci voglia di mettersi davanti al computer o si scarica l'MP3 e se lo mette in macchina, sperando in coscienza di non dire cretinate, insomma, di fare cose buone davanti al Signore, quindi di aiutare le anime ad alimentarsi, insomma, alla fonte della sana dottrina, questo lo facciamo. Dico, ma su Instagram che c'è da fare? Cioè, che mettono una foto con la faccia mia, che ci devono fare? Capito? Che tra l'altro, insomma, non è mai tutto so. Dico, i video, dico sì, i video, sapevo che c'erano gli short video, un video di 1 minuto, che ci metto? Non è che ci posso mettere, manco un'omelia. Poi ho visto che sulla TV di Instagram qualche omelia breve si può pure caricare, ma non lo sapevo. Dico comunque, che carica a fare omelie? C'è già il canale YouTube, chi vuole vedersi un'omelia va su YouTube. Solo che a un certo punto, proprio quest'anno, mi comincia, io ormai ho imparato, non mi comincia a frullare sta cosa nel cuore e nella testa. Devi fare un account Instagram, devi fare un account. E io dico, ma che lo faccio a fare? Solo che dopo un po', ormai ho imparato a discernere alcune cose, dico, ma fammi aprire questo account perché potrebbe essere volontà di Dio. Apro questo account, il giorno dopo ricevo una mail, non so se è lo stesso che mi sta facendo questa domanda, era un ragazzo, un mio follower under 20, se non ricordo male, e mi fa, guardi padre, devo dirle una cosa, lei deve aprire un account su Instagram, perché deve sapere che noi giovani su Facebook non ci andiamo più. Su YouTube nemmeno, tutta la gioventù sta tutta su Instagram. Se lei entra su Instagram, raggiungerà tanto una fascia di popolazione di giovani che altrimenti non la seguirebbero mai. Allora devi imparare a fare le storie, devi imparare a mettere gli hashtag. Ma questo che caspita, non capivo niente tutte le cose che stava dicendo. E l'unica cosa che gli ho detto, dico: guarda, ti ringrazio, ma l'ho fatto ieri. E questa mail che mi è arrivata il giorno dopo con queste cose mi ha abbastanza confermato. E chiaramente c'ho qualcuno che mi dà una mano, anche perché purtroppo non ho modo di stare, specialmente chi legge i commenti, chi legge i messaggi, eccetera, eccetera, perché non ce la faccio, d'accordo? Io già non ce la faccio a stare dietro alle mail, che ho sempre sistematicamente 30-40 mail arretrate, e la gente a volte sclera perché se pensa che io non gli voglio rispondere o che non. Cioè, purtroppo è così. Ma se mi mettessi pure su Messenger, su Instagram, cioè su WhatsApp, andrei al manicomio, andrei, d'accordo? Quindi non si può. E quindi mi hanno anche un pochino suggerito, dice sì, la foto non è che si mette la foto tua, tu una foto puoi anche farla. Allora se c'è qualcuno che sa creare certe foto con un messaggio, io poi magari ci scrivo un pensiero sotto, allora è differente. E abbiamo cominciato a fare così. Poi con questi short video avevo subito l'idea, dico ma si può fare qualche piccolo giro nella Divina Volontà, si può mostrare comunque qualche cosa, abbiamo la faccia mia, poche volte, insomma, io magari qualche volta ho fatto qualche short video dove faccio un piccolo commento al Vangelo del giorno, insomma, inventasse qualcosa, non lo so, un pensiero spirituale, che può essere comunque significativo, perché a volte le cose
brevi, se sono fatte bene, come ci insegna per esempio tutto il mondo di Twitter, possono essere molto molto comunicative. Credo che stia andando abbastanza bene anche a quello che mi dicono i collaboratori. Speriamo che vada meglio. Se qualcuno ha dei consigli da darmi, li faccia avere, insomma, via mail o anche tramite i messaggi di Instagram, che comunque ho dei collaboratori che li leggono e mi informano, insomma, se c'è qualcosa di molto 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 importante che deve essere oggetto della mia attenzione. Quindi mi sembra che vada abbastanza bene. Io un pochino di giovani li vedo, insomma, tra i follower, però non ho purtroppo modo di andare a controllare tutti quanti i nuovi followers, insomma, chi sono e chi non sono. Lo sanno meglio i miei collaboratori, che però mi danno notizie abbastanza rassicuranti. E il gatto, io ho sentito che a Bologna per il Gay Pride è caduta una forte grandine. Penso sia una posizione divina, dato che non hanno più fatto il Gay Pride. Allora, no, non sapevo niente né dell'uno né dell'altro. Sicuramente il fatto che il Gay Pride sia saltato a causa di questa grandinata potrebbe non essere certamente inteso come fatto casuale, insomma. Non sempre accade, però, perché molti altri sono stati fatti. Bisognerà arrivare, anche qui non si sa come, ecco, a un momento in cui, fermo restando, come la Chiesa ha sempre insegnato, l'amore, la misericordia e la comprensione che si deve avere verso chi vive questa realtà che nasconde molto spesso dei drammi esistenziali, ecco, però si dovrà comprendere, insomma, che queste non sono certamente manifestazioni adeguate, queste forme di ostentazioni, e né si può mai, insomma, dire che un rapporto di tipo omosessuale sia la stessa cosa di un rapporto di tipo eterosessuale, o che una famiglia tra persone dello stesso sesso sia lo stesso che una famiglia di sesso diverso, perché questo è quello che vorrebbero, come dire, ottenere queste manifestazioni. Certamente comprensibile da un punto di vista quale è quello di certi ambienti, d'accordo? Però assolutamente inaccettabile per chi voglia, diciamo così, confrontarsi con la verità autentica sull'uomo e la sua realtà e il suo destino e la sua vocazione che conosciamo dalla rivelazione. Che molti non ci credano alla rivelazione, per carità, la rivelazione non può essere imposta a nessuno, ma deve essere proposta. Però ricordiamo sempre anche una cosa, il fatto che la rivelazione non sia creduta non toglie niente al fatto che essa è vera, d'accordo? Ecco, e quindi che deve essere comunque un punto di riferimento, quantomeno per chi ci crede, per sapere certamente quali sono i valori per cui operare, agire, tutelare e difenderli. Che molti non ci credano che Gesù Cristo è il figlio di Dio, in questo mondo sono liberissimi, nel senso che hanno libero arbitrio di farlo, ma il giudizio universale, o quando saranno morti, che tu ci credi o non ci credi, tu lo vedrai che Gesù Cristo è Dio, perché, cioè, Gesù Cristo non è che è Dio se tu ci credi, Gesù Cristo è Dio, se tu ci credi diventa il tuo Dio, d'accordo? Ma Dio ci rimane lo stesso pure se non ci credi. Questo ci deve essere abbastanza chiaro, fermo restando il rispetto che Dio stesso ha per le coscienze, perché tu devi riconoscere che Gesù Cristo è Dio, liberamente accoglierlo come tale, accogliere la verità che insegna e convertirti, d'accordo? E Gesù ti dà tutta la possibilità di farlo se c'è il cuore aperto ad accoglierlo, d'accordo? Spero di essere stato chiaro anche su questo. E Rizza Galipo, Salvatore Lomonte, questa è una domanda rifatta. Riceve messaggi da gente che la contesta, questo bisognerebbe chiederlo ai miei collaboratori, ecco. Però io posso tranquillamente interloquire le cosiddette contestazioni. Anzitutto è sempre bene farle non per iscritto, mai, ma sempre all'interno di un dialogo deviso, d'accordo? Prima cosa. Seconda cosa, mi comunica adesso un collaboratore che sta ascoltando in diretta che non ci sono messaggi di contestazione. Comunque, se ci fossero, io non amo interloquire tramite messaggio scritto, questo lo sappiate tutti quanti, d'accordo? Tanto è vero che io sono tra quei preti
che non do in giro il mio numero privato di cellulare, quello pubblico c'è scritto grosso così sul sito, non si risponde a messaggi né WhatsApp né SMS, per questo tipo di comunicazione nefasta. D'accordo? Con un prete si parla di cose personali, delicate, spirituali, per cui, per esempio, adesso parlare in diretta, rispondere a queste domande, vedete, cioè quando uno parla, appunto, prima si vede la mia faccia anche, si sente il tono della voce, io posso articolare un discorso, posso circostanziarmi. Immaginate se dovessi fare un SMS, ti tutte cose sbobbinare, un Don Leonardo risponde, ti viene un poema che non finisce mai. E comunque non si renderebbe quello che si crea in un contesto di comunicazione diretta. Allora, la sapienza della Chiesa su questo è: perché la confessione deve essere fatta di persona e parlando e ascoltando? D'accordo? Io non potrei fare una lettera, faccio a un prete, gli faccio un messaggio WhatsApp, questi sono i miei peccati, d'accordo? E lui mi risponde, e io ti assolvo i tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Si potrebbe fare? In teoria, d'accordo? No, non si può fare. È proibito dalle leggi della Chiesa, grazie a Dio. E non solo per ragioni di privacy, perché il sigillo sacramentale sarebbe ovviamente facilmente violabile, ma proprio perché il contesto non può essere altro che quello di una conversazione. Poi le contestazioni devono essere sempre costruttive, perché alla contestazione polemica io non rispondo mai, d'accordo? Così come non rispondo mai a chi mi insulta, a chi mi denigra, a chi mi calunnia a volte, a chi parla male, non entro mai in polemica, d'accordo? Perché la polemica, a mio modestissimo avviso, non è stile cristiano. Il dialogo sì. Cioè, se tu mi dici, allora io su questa cosa non mi sento tanto d'accordo, per questo me la spieghi per favore? E io te la spiego. E tu mi dici, no, ma guarda, allora, e se tu mi convinci, io dico, bravo, mi hai fatto vedere una cosa, te voglio bene, te stringo la mano. Capito? Però ci deve essere un contesto dialogico, capito? Perché se tu aggredisci una persona allo scopo di umiliarla o anche come dire, di imporgli il tuo modo di pensare in maniera apodittica, cioè, questo non è un modo buono di relazionarsi con il prossimo, non lo è. Come non è il modo buono, che è l'opposto, no? La piaggeria, come dire, l'idolatria, l'esaltazione. Ecco, io non vi prego, non amo assolutamente, mi danno molto fastidio queste cose qui. D'accordo? Oggi è la festa di San Giovanni Battista, che è la festa di tutti quanti i preti anche. No, San Giovanni Battista diceva: lui deve crescere e io diminuire. Io non sono così, io sono un poveraccio, sono l'amico dello sposo. Chi dovete seguire è Gesù. Se io ti aiuto a seguire Gesù, gloria a Dio e ringrazia Lui, perché non è merito mio, ma dopodiché io devo scomparire, d'accordo? Ecco, basta, non c'è altro, d'accordo? Ecco, quindi spero di aver risposto anche a questa, così ci chiariamo anche con un pochino di cose, perché ecco. Andrea Battimiello 99. Avrei due domande. Per quanto vetusto, l'uso della campanella prima della consacrazione è vigente? Sarebbe cosa buona farla? In chiesa si possono essere strumenti come batterie, eccetera. Allora, l'uso non è vetusto, perché io lo uso regolarmente la campanella, quindi non mi sembro troppo matusa. Allora, la campanella nell'attuale forma liturgica ordinaria è facoltativa, perché la campanella di per sé indica la presenza del Signore. Quindi nella messa a rito romano antico, quando il canone era recitato in segreto, la campanella avvertiva quando era il momento di mettersi in ginocchio e quando c'era l'ostia e il vino consacrati. Ora che è tutto ad alta voce, non è indispensabile questa cosa, quindi l'uso è stato reso facoltativo, ma che non sia indispensabile non vuol dire che non sia una cosa bella, buona e raccomandata, perché comunque la campanella sempre svolge quella funzione di richiamare il senso della presenza di Dio. E a mio avviso aiuta molto, e lo spirito di adorazione e di raccoglimento che deve aversi in certi momenti. E aiuta anche chi non lo sappia, perché oggi la campanella quando si suona deve suonare alle picche, sì, cioè quando il sacerdote stende le mani, ed è il momento in cui è prescritto anche nel Novus Ordo, questo ricordiamolo bene, di stare in ginocchio, da quando il sacerdote stende le mani al mistero della fede. È tuttora obbligatorio, non è facoltativo. Qualunque consuetudine o abitudine contraria che si faccia in chiese, parrocchie, da parte dei preti, parroci, gruppi, movimenti e quello che volete. È obbligatorio. E chi non sta in ginocchio durante la consacrazione pecca di irriverenza,
a meno che non sia giustificato dal fatto che c'ha il gesso, c'ha i cartilagini spappolato e cose di questo genere. Ci deve essere un motivo serio. Viceversa, la batteria in chiesa non ci può entrare, perché in chiesa, secondo le norme liturgiche attuali, ci può entrare l'organo, che è ancora lo strumento normale, e alcuni strumenti, soprattutto a corda, gli archi, soprattutto tipo i violini o a fiato, e la chitarra, questo leggete anche gli scritti di Monsignor Frisina, dovrebbe essere suonata non a schitarrate tipo chitarra folk, insomma, io le ho suonate tutte le chitarre esistenti, classica, elettrica, acustica, insomma, ma andrebbe suonata come si suona la chitarra classica, arpeggiandola, non a schitarrate. Certo, questo richiede una competenza, come dire, tecnica non sempre molto frequente, e quindi usi differenti possono essere tollerati, ma già la schitarrata in chiesa di per sé non andrebbe bene, d'accordo? Non andrebbe bene. Organo, violino, flauto, ma strumenti a percussione in chiesa non ci dovrebbero stare. Né batterie, né tamburelli, né bonghi o cose di questo genere. Non è la chiesa posto per questi strumenti. O meglio, la liturgia, d'accordo? Vincent Maniaci, padre, come suffragi per i defunti, oltre alla Santa Messa, cosa si può fare? Tutto quello che la Chiesa ci insegna nel manuale sulle indulgenze, quindi si possono prendere tante indulgenze per i defunti, e quindi oltre alla messa c'è la comunione che si può applicare in suffragio di un defunto, ovviamente quando uno sta in grazia di Dio può accedere alla Santa Comunione, c'è il rosario che si può recitare per i defunti, e l'eterno riposo, che si può recitare per i defunti, la corona dei 100 requiem che si può recitare per i defunti, la visita al cimitero dal 2 all'8 di novembre, l'adorazione eucaristica, perché con mezz'ora di adorazione continuata al Santissimo Sacramento c'è l'indulgenza plenaria che si può sempre applicare anche ai defunti, i sacramentali, aspergere le tombe con l'acqua benedetta, portare un cero benedetto e accenderlo davanti a una tomba, sono opere di suffragio per i defunti, le elemosine per i defunti. Cioè, uno dei motivi per cui lasciare l'offerta per la Santa Messa, che non è ovviamente simonia, ma dovrebbe essere proprio intesa come un'elemosina che viene fatta in suffragio di quel defunto per il quale la messa viene fatta celebrare. Questo sarebbe un ottimo modo per lasciare, ma su qualunque tipo di elemosina può essere applicata per i defunti. Avete visto i necrologi? Dove scrivono non fiori ma opere di bene, perché quell'opera di bene va per un caro defunto, eccetera. Spero di essere stato esaustivo. Lorenzo Godi, buonasera. In previsione del mio 18° compleanno, c'è qualche preghiera specifica o qualche consiglio per passare una santa giornata? Ehi, ecco, questo è un giovanotto qua, a proposito di quello che dicevamo prima. Ma innanzitutto Lorenzo, un pensiero di questo genere è già un pensiero che come dire, che ti gratifica, che ti nobilita, è un ottimo pensiero, a me è la prima volta che mi capita di sentire un diciottenne che formuli questi auspici, ecco perché mi trovo subito in difficoltà a darti una risposta, diciamo così, a priori. E io ti consiglierei, per passare una santa giornata, però questo è un consiglio un pochino di parte, ecco, perché risente della mia esperienza personale, lo sai cosa sarebbe da fare? Ti dovresti prendere una bella mezz'oretta per dirti un rosario con i misteri che ti piacciono di più, ma con calma, d'accordo? Se vuoi sapere le mie preferenze, a me piacciono più di tutti i misteri gaudiosi. Ecco. E poi, o all'interno di ogni mistero, oppure finisci il rosario e ti prendi un tempo a parte, ti fai una bella chiacchierata con la Madonna. Ma una bella chiacchierata però, eh. Gli parli di te, gli dici quello che vuoi, gli chiedi quello che vuoi, gli affidi le tue cose. Poi lo Spirito Santo, la Madonna anche ci mette molto a nostro agio quando ci mettiamo alla sua presenza. Quindi, a mio avviso, queste sono le cose migliori che si possano fare per passare una santa giornata. Ovviamente, se c'hai tempo e voglia,
Il tutto andrebbe coronato con una bella messa e con una bella comunione, perché più della messa e più della comunione non esiste niente di più bello. Falle tutte e due oppure scegline una, vedi tu, insomma. Ecco, però queste mi sembrano, dato che ho avuto questa bella ispirazione, mi sembrano delle discrete dritte, insomma, da poter mettere in pratica. Ok, Irene Pellegrini. Vincenzo Corrupato, cosa ne pensi di Don Alessandro Minutella? Per lei sbaglio o ha ragione? Vincenzo, io ho detto altre volte che non parlo mai di nessuno con nome e cognome, d'accordo? Quindi non parlo né in bene né in male, né di questo confratello né di altri confratelli, io parlo sempre in generale, d'accordo? Quello che penso è quello che penso che si debba fare. In questa attuale situazione, il rapporto che si debba avere con la gerarchia, con il Papa, con il mio vescovo e con tutto il resto è più che evidente, ritengo, non c'è bisogno neanche di specificarlo, da tutta quanta la mia attività apostolica, per cui è evidentemente che indirettamente si può comprendere che stili differenti da quello che poveramente ho scelto, come dire, di vivere come sacerdote, per carità, non spetta a me giudicare, ma non sono da me condivisi. E Don Leonardo, se una persona promette di fare la santa volontà di Dio, prova tutto come si deve comportare. Non fare la santa volontà di Dio c'ha vari gradi, d'accordo? Perché se è il peccato grave si deve confessare, se è il peccato lieve è raccomandabile che si confessa e comunque lo deve togliere e se ne deve pentire. Se rientra nelle cose dell'ambito del lecito, quindi che si fa, non si fa una cosa che sarebbe meglio fare e che Dio vorrebbe che si fa, ma non sotto pena di peccato, il discorso è differente. È chiaro che più noi aderiamo alla volontà di Dio, più saremo felici anche in questo mondo. Insomma, io ho imparato su tante questioni. Non so se posso raccontare alcune cose, forse è meglio insomma qualcosa dirle. Mi sono accorto negli anni passati che per esempio certe indicazioni che venivano fuori in parte dalle catechesi, in parte dalla direzione spirituale, alcune persone le facevano proprio e le recepivano, ahimè, non per un processo di interiorizzazione fatto davanti a Dio, ma, come dire, l'ha detto Don Leonardo e poi particolarmente se Don Leonardo lo viene a sapere, se ne accorge, questo è quanto di peggiore possa esistere nella propria esistenza, perché se tu senti una catechesi di Don Leonardo o di Don Francesco o di Don Pasquale o di Don chi ti pare, d'accordo? Tu quelle cose le devi mettere in pratica quando? Cioè se in quello che dice Don Francesco, Don Pasquale o Don Nicolastro, d'accordo? Tu riconosci il volere di Dio. Per cui quella cosa tu non la metti in pratica come detta da Don Leonardo, perché Don Leonardo non se lo deve fidare nessuno, in quanto essere, nessuno, non mi dovete ascoltare, d'accordo? Perché non sono nessuno, come diceva il buon San Giovanni Battista, ma sono meritevole, diciamo tra virgolette, di ascolto se quello che dico viene da parte del Signore e tu lo riconosci come tale. Allora lo metti in pratica, vi faccio un esempio, no? Mi riferivano nelle altre parrocchie dove sono stato, io per esempio chiedo alle persone che vengono in chiesa, con cartelli e non solo con cartelli, di non scambiare la chiesa con la spiaggia d'estate. Allora mi dicevano, ogni tanto mi informavano quando io mi assentavo per qualche tempo estivo nella precedente parrocchia, che quando io andavo via, a Roma si dice quando il gatto non c'è i sorci ballano, quindi che si veniva, come dire, in abiti un pochino più succinti. Questa cosa mi addolorava profondamente, ma non per me, dice, ah, guarda che sgarro che hanno fatto nei miei confronti, no? E magari qualcuno lo percepiva anche così, mancanza di rispetto verso Don Leonardo che non c'è e si vanno ad andare in chiesa a mezzanude. Ma io non mi rattristavo per questo, perché me ne dico questi, non hanno capito niente. Come dicevo questa sera durante l'omelia, parlando di San Giovanni Battista e i miei fedeli, l'opera di un parroco si vede quando se ne va. Perché se quello che io ti ho detto e insegnato viene da Dio, quando io non ci sto, tu lo fai come prima e meglio di prima.
L'abbigliamento femminile, io ho fatto tantissime catechesi su questo, no? E ci sono anche, come dire, apparizioni mariane, anche questo non perfettamente riconosciuto, dove la Madonna ha parlato anche di questo argomento. Cioè, o una donna interiorizza certe cose, oppure non è che vieni davanti a me, siccome sai che io ho fatto le catechesi sulla modestia, la femminilità, vieni in divisa, no? Io vieni in divisa, quindi con la bella gonna elegantina, precisa, eccetera, eccetera, sulla sinistra. E poi ti trovo in giro coi leggings. Cioè, se tu hai capito certi discorsi, tu i leggings li prendi e li butti al secchio, se hai capito certi discorsi. Capito? Ma se non hai capito certi discorsi, non soltanto, cioè, metterti in divisa perché ti vede chi ha fatto la catechesi, non soltanto che non c'è nessun valore agli occhi di Dio, ma è offensivo. Perché vuol dire che tu stai, come dire, acquisendo un atteggiamento idolatrico nei confronti della persona. E tu quella cosa non la devi. Vedete quando si dice nelle catechesi, chi segue le catechesi della Divina Volontà, no? Non fare le cose per le creature. Si fanno per il creatore, sono meccanismi molto molto sottili. D'accordo? Per cui io adesso su tante questioni, siccome ho parlato ampiamente, quando vedo qualcuno che mi si presenta davanti in certi modi, taccio, d'accordo? Perché se ha sentito alcune cose che ho detto, e credo di aver detto a nome di nostro Signore, se le ha interiorizzate, bene. Se no, è inutile che gli metto, perché no, questo che fa? Lo fa quando viene davanti a me per farmi contento, e quando giro l'occhio ricomincia a fare come prima. Quindi anziché fare un peccato, ne fa due. E quindi evitiamo. Quindi non so, quindi la volontà di Dio è cosa che dobbiamo interiorizzare davanti a Lui, perché se tu non fai la volontà di Dio, gli dai un dispiacere a lui e ti rovini la vita tua, capito? E questo te lo devi mettere bene in testa. Bene, Lizza Calipo, all'inizio della messa, quando il sacerdote va a segnare il nome del Padre, il Figlio e dello Spirito Santo, si deve dire l'altra voce, mentre al termine non si deve dire niente d'altra voce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo lo dice il sacerdote e si risponde Amen. Scusi, domanda mal posto. No, una domanda era. Andava bene, Anna. Sto scorrendo per vedere la prossima. Andrea Scaramuzzino. Mi trovo nel cammino neocatecumenato durante la messa, non c'è in ginocchio durante la consacrazione. Io vorrei tanto farlo, ma il cammino non è uso. Come devo comportarmi? Grazie. Ho già risposto a questa domanda durante le cose precedenti. Evidentemente questo è un discorso che va affrontato nelle sedi competenti, perché se c'è stata una deroga e una licenza espressa data dalle autorità ecclesiastiche su questo punto, nessun problema. Se non c'è stato, è un problema che va affrontato e bisogna informarsi, perché non inginocchiarsi durante la consacrazione è contrario alle norme attualmente in vigore del Messale romano. D'accordo? Per cui questa è una prassi che potrebbe essere consentita da alcuni gruppi e movimenti, perché certamente l'autorità della Chiesa ha la possibilità di dispensare, ma bisogna vedere se tale dispensa c'è stata. Io non sono informato circa l'effettiva esistenza di questa dispensa in questo cammino neocatecumenale. Oh, vedo che sono finite le domande, un pochino prima del tempo, quindi possiamo, se non ci sono altre cose, salutarci. Oggi abbiamo fatto una lezione un pochino più breve, sperando di aver risposto bene alle cose. Ci daremo appuntamento, se Dio vuole, dopo la prima metà di luglio, perché io sarò fuori i primi 15 giorni di luglio e faremo sicuramente qualche altra conversazione nella seconda metà di luglio. Vabbè, poi col prossimo anno, insomma, vedremo un attimino come organizzare questa cosa, soprattutto se c'è ancora un pochino di interesse, perché se dovessi vedere, insomma, che l'interesse cala, perché abbiamo già chiacchierato assai, risposto a tante cose, vedremo eventualmente di pensare ad altro. Vedremo un attimino quello che il Signore ci ispira, insomma. Io ben contento di poter dare qualcosa di buono, sia utile, ma se poi si dovesse vedere che non è più necessario, Dio sia lodato e faremo eventualmente altro.
La mia benedizione su tutti coloro che hanno seguito e su quelli che ascolteranno in differita, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e buona festa del Sacro Cuore a tutti, mi raccomando. Giovedì se da giovedì sera a venerdì sera, ecco, chi può dia molto risalto, molta lode, molta gloria e molto onore al Sacratissimo Cuore di Gesù. A presto a tutti, buonanotte.